Il mio nome è Luca Magelli, sono di Brindisi e vivo qui a Puerto Venturas, Messico. Allora, sono istruttore subacqueo e organizziamo tours, cioè abbiamo un'agenzia di tour. Vengo in Messico, lavoravo per un'impresa subacquea italiana e niente, mi trasferirono qui in Messico nel 2003 e da lì non sono più andato via da qua. Il motivo per cui sono andato via dall'Italia è stato quello di cercare un contatto più attivo con la natura. Questo continuo contatto con la natura mi ha portato a dire perché non trasmettere l'amore e fare un lavoro che a me piace vivendolo, trasmetterlo e venderlo alla gente. Quindi da lì abbiamo cominciato a cercare tour in contatto con il mare e poi ci siamo spostati anche nella selva. La selva di questa parte del Messico è bellissima, perché oltre ai cenote ci sono degli animali, delle piante, degli alberi, delle situazioni molto molto belle. Che cosa facciamo? Noi mischiamo in alcuni tour la bellezza della selva e dei cenote con il mare. Ti dico la verità, non volevo venire qui in Messico. Io lavoravo in Egitto era nel Mar Rosso, insomma, eravamo nella Sharm el-Sheikh e lì la subacquea era molto divertente, c'era insomma tanto da vedere sott'acqua, coralli, una vita pelagica differente. Però poi alla fine qui ho scoperto i cenote. I cenote è un'altra forma di fare subacquea, sono delle grotte. E lì devo dire la verità che mi è piaciuto molto e anche sono migliorato come subacqueo, insomma, mi ha dato anche delle nozioni subacquee che io non avevo. Adesso è il posto dove vivo, qui è nato mio figlio, c'è la famiglia e sono molto contento, insomma, di essere rimasto in Messico. Ti passo l'attrezzatura. Noi organizziamo tour e cerchiamo di venderlo ai turisti attraverso i grandi tour operator. Nasciamo come impresa che vende tour di snorkeling acquatici. Sono delle esperienze basate più che altro con l'interazione del turista con animali. Cioè noi nuotiamo con le tartarughe in libertà, quindi il turista ha il contatto proprio fisico con la tartaruga. L'essere italiano, essere cresciuto in Italia, ti dà, credo, una marcia in più in alcuni aspetti, no? Cioè, l'italiano è brillante, è giocoso, è sarcastico, è più o meno è una caratteristica che ci rappresenta, no? Il fatto che quando tu vedi in italiano il muovere le mani, no? Il modo di parlare, cioè, più o meno l'italiano lo riconosci un po' dappertutto. E l'essere italiano ti dà quella marcia in più perché ti aiuta a socializzare, secondo me, meglio con la gente. Generalmente il fine settimana, il sabato o la domenica, facciamo un'immersione quasi sempre familiare. Viene Sabrina, Stefano, mio fratello, nostro figlio Enrico. Sì, un'isola deserta caraibica me la sognavo, sai, l'ho sempre sognato. Alla fine non sono arrivato sull'isola caraibica deserta, però è un posto caraibico, insomma, sto in un bel posto. Diciamo che in parte, sì, ho realizzato il sogno che avevo da piccolo.